Perché comunque questo Napoli strapazzato dalla Fiorentina che non riuscì a fare due passaggi consecutivi è davvero destato molto scalpore, molta preoccupazione. Pare che d'altra parte Garcia abbia le ore contate, comunque le giornate contate. Lei chiede se possiamo darci del tu, vero Rampante? Assolutamente, sì. Che idea ti sei fatto tu, Rampanti? Che succede in uno spogliatoio in questi momenti? Ma intanto cominciamo nel dire che la Fiorentina è una bella realtà e in questi ultimi anni, grazie a questo allenatore, ha operato molto bene, nel senso che ha venduto giocatori, ha realizzato parecchi milioni, eppure la squadra è sempre a un livello medio-alto. E quindi lì è merito delle scelte che ha fatto l'allenatore e della continuità che sta dando a questa squadra. Giocare contro questi avversari per il Napoli, per qualsiasi squadra, sarà difficile. E quindi è incappato contro una squadra che sta andando molto bene ed ecco il patatrac. Ma patatrac può essere anche che è cambiato un pochino tutto nella situazione del Napoli. Il Napoli ha cambiato direttore d'orchestra. E quindi i giocatori devono adattarsi, ma è difficile adattarsi a una nuova bacchetta che dirige. Rampanti, Ecco è una perché. questione di tempo soltanto per Rudy Garcia. O è cambiato, sono cambiate troppe cose. Tu sai benissimo che quando si vince un campionato i ragazzi non sono più quelli umili e disponibili dell'anno prima, ma hanno dei galloni adesso addosso. Quindi cambia, è importante anche questo aspetto mentale che è cambiato quest'anno rispetto all'anno scorso. E quindi il compito di Rudy Garcia era estremamente complicato. Era complicato fin dall'inizio, ma tu sai bene che quando la pancia è piena, quando vinci, è difficile poi ritornare ad avere quell'umiltà che avevi all'inizio di quando hai cominciato con Spalletti. Spalletti ha capito benissimo questa situazione, evidentemente non andava d'accordo col presidente anche, ha preso la palla al balzo, se n'è andata e ha lasciato questa squadra perché aveva il sentore che sarebbe mancato qualcosa, è difficile ripetersi. Ripetersi in una piazza come Napoli è molto difficile. Io ci ho giocato a Napoli, quindi ho dei ricordi bellissimi e so bene quanto i tifosi sono attaccati a questa squadra. E tu prendi una squadra che ha vinto il campionato, loro si aspettano che tu debba essere di nuovo lì al vertice, di nuovo in classifica. Ma quando cambiano troppe cose, anche di situazioni, di rapporti, poi è difficile dare continuità. Ripeto, era quasi prevedibile che ci fosse questa crisetta. Adesso devono, la crisi non è tanto una crisetta, ma la cosa mi sembra abbastanza forte. È difficile riprendersi e andare lassù, anche perché i punti di stacco cominciano ad essere parecchi e recuperare è dura. Rampanti, tu non credi a di Napoli, l'ex calciatore, ha sostenuto che Spalletti potesse sapere da prima, insomma, di questa possibilità della nazionale. Tu escludi che negli ambienti si potesse già conoscere questa informazione e che Spalletti per questo abbia rinunciato a Napoli? Ma sai, può essere possibile, può essere possibile. Lui sapeva che aveva un contratto che non poteva andare in un altro club, ma niente gli impediva di andare in nazionale. Ecco, questo è stato il colpo di teatro, la cosa fantastica che è venuta a crearsi, no? Fantastica nel senso buono, nel senso cattivo. Cioè, è una novità che nessuno si aspettava e chissà che fosse studiata a tavolino, non si può sapere. Il sospetto comunque è giusto che ci sia. Certo. Francesco Beccia, tu che idea ti sei fatto? D'altra parte, Aurelio De Laurentiis ha avuto tanti problemi ad ingaggiare un mister quest'estate, perché comunque tutti avevano fiutato, valutato che le condizioni ambientali erano le peggiori che potessero essere affidate ad un mister. Sì, e anche le condizioni economiche, secondo me, messe sul piatto da De Laurentiis non erano il massimo per allenatori come Luis Enrique, ad esempio, perché era stato contattato, così come un possibile arrivo di Antonio Conte al Napoli. Sicuramente non erano profili per le casse di De Laurentiis, che lo conosciamo, è abituato a fare sia della scelta degli allenatori, sia del mercato, insomma, di uscirne inattivo, ecco.
Quindi la scelta di Garcia, io l'ho vista orientata verso questa strada. Un allenatore che conosceva la Serie A, che però negli ultimi anni aveva perso molto appeal, infatti era finito in Arabia. Poi c'è anche da dire che la campagna acquisti del Napoli non è stata quella di una squadra da campione d'Italia, perché il Napoli ha perso Kim, che era una colonna portante praticamente del Napoli di Spalletti, e non l'ha sostituito adeguatamente. Nathan, per quanto sia un giovane prospetto, non è un difensore che può andare a sostituire un giocatore come Kim in una squadra campione d'Italia. Poi hanno preso, secondo me, hanno commesso un grave errore nel prendere un giocatore come Lindstrom, che è un grande calciatore, ma all'Eintracht ha sempre fatto il trequartista puro, che in un 4-3-3 di Garcia io lo vedo spesso e volentieri fuori ruolo. Quindi ci sono stati più fattori in una piazza delicatissima come Napoli che insomma si sta avviando verso una. Avresti esonerato Rudy Garcia dopo 5 giornate, per quanto il percorso in Champions sia stato decente finora. Guarda, esonerato dopo 5 giornate, no, perché io lo reputo sempre un errore concedere così poco tempo agli allenatori. Sicuramente le dinamiche interne non le sappiamo, non sappiamo com'è l'ambiente, non sappiamo com'è il rapporto con i giocatori, anche se trapela qualcosina non di positivo per il Napoli, però dopo 5 giornate riuscire a giudicare un allenatore che prende in mano una squadra campione d'Italia, che comunque veniva da prestazioni prima della partita di ieri, da prestazioni comunque altalenanti, ma abbiamo visto anche prestazioni molto positive, come la vittoria a Lecce, come la stessa partita con Real Madrid, Il dove la Reale, differenza sì. l'hanno fatta i campioni del Real, perché il Napoli non ha affatto giocato male. Quindi io un altro mese di tempo almeno a Garcia lo darei per capire se ci sono le condizioni per continuare insieme, se questa squadra lo segue, oppure se è il momento di cambiare rotta. Ci saluta Michele Focheccio Chiariello, che speriamo di rivedere presto in trasmissione. Garcia non ci sta capendo nulla. Il problema che non era la prima scelta. ADL si è accontentato. L'allenatore del Napoli doveva essere uno come Italiano o De Zerbi. Paolo, se concordi con Michele? Ma Intanto l'Italiano gli è stato chiesto, ma l'Italiano non ha voluto lasciare Firenze. anche De Zerbi non ha voluto lasciare Brighton. Certo. Questo lo dico con certezza assoluta, mettiamolo sul Eh fuoco. beh, tu hai agganci a De Zerbi, questo è certo. Però è stato detto tutto. È stato detto che Paolo, una Garcia cosa è. che non è stata detta è che comunque in qualche modo lui sfida pure la piazza, perché puntare Kvara, puntare Osimhen, ieri addirittura ha tirato fuori in un colpo solo Osimhen, Lobotka e Kvara, quasi a dire a me del passato mi interessa Ma poco. È una quasi. sfida che ci può stare quando va bene, quando vanno bene le cose, ma quando tu stai già perdendo, diventa difficile poi da gestire se il risultato non viene come è successo. Ma Questo almeno se lo poteva risparmiare in qualche modo Rudy Garcia. Antonio, ma lui è un allenatore. Lui viene pagato per fare le scelte. E lui ha tutto il diritto di sbagliare secondo le sue idee. Qua ieri era inguardabile, in campo ieri, guarda, non c'era, era inguardabile. Osimhen ieri parte un ottimo primo tempo, nel secondo tempo si è spento e si è mangiato un gol grosso contro una casa con Terracciano al 58esimo. L'allenatore ha il diritto di fare le sue scelte, condivisibili o non condivisibili che siano, è lui l'allenatore. E Garcia ha fatto le sue scelte e l'hanno portato, lui ha messo anche i suoi sbagli. Io l'ho detto, ho sbagliato io a leggere la partita. Però io parto dal discorso generale. A parte che Garcia era l'ultima scelta e tutto quello che si vuol dire. Ma davvero ci aspettavamo il Napoli come quello dell'anno scorso, campione d'Italia? Alzi la mano chi mi dice il Napoli quest'anno doveva lottare per lo scudetto. Con la squadra dell'anno scorso indebolita, perché come diceva prima Francesco, è andato anche via Kim e non è stato sostituito. E non ci sono alternative. Lindstrom è un ottimo trequartista, non può fare l'esterno, non è il trequartista che vuole Garcia. Cioè, è tutta un ingabugliarsi di cose. Davvero
davvero si aspettava il Napoli con lo scorso anno? Io non me l'aspettavo, ripeto, io già No, l'anno scorso il Napoli ha vinto con le stagioni non mezzo. si ripetono, le stagioni non sono mai, non ce ne sono due uguali. Le stagioni si ripetono se c'è programmazione e se c'è voglia di investire e si fanno le luci accese. Ci sono squadre che non vincono scudetti consecutivi in Italia, non, lo dice la storia, non lo dico certo io. Però c'è la programmazione, c'è la voglia di investire, c'è il ricambio generazionale. Poi è anche vero che in quel periodo le altre squadre erano più deboli, però il Napoli lo scudetto non doveva essere un punto d'arrivo, doveva essere un punto di partenza. Invece sono visto come un punto d'arrivo. Al momento dello scudetto, la squadra è forte, teniamola così, anzi, diamola perché vogliamo Kim e pace.